Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Allora, oggi video tutorial. Diciamo che è partito tutto da una richiesta un po' particolare di una mia cliente che mi ha detto: Meli, quando riesci, fammi un paio di orecchini con una piuma non tanto grande e fucsia. Allora, già il fatto di trovare la piuma fucsia ho detto aiuto. Poi in realtà casualmente facendo un ordine sul sito Bitsmine e curiosando appunto sul sito ho trovato la piuma fucsia, quindi ho detto la prendo, le prendo assolutamente. E poi sempre sul sito ho trovato questi rivoli stupendi, particolari, che secondo me ci stavano benissimo con le piume fucsia, quindi li ho presi. Mi è arrivato il materiale, mi sono messa subito a lavorarci e sono nati questi orecchini che io adoro tantissimo. Fatto il primo, ho detto visto che devo fare il secondo, giro anche il tutorial, insomma, sperando vi faccia piacere questa cosa. E, per quanto riguarda il materiale, ho proprio scelto di utilizzare del materiale di facile reperibilità, infatti ho usato rocaille nelle tre misure, Super Duo e Cipollotti, nient'altro. Quindi materiale che bene o male penso abbiamo tutti in casa o comunque facciamo in fretta a reperire. L'orecchino è bello rigido come sempre, bello compatto e devo dire molto molto semplice da realizzare e anche veloce insomma da fare. Quindi boh, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate e basta, non mi dilungo oltre, ma vi faccio vedere ora nel dettaglio che materiale ci servirà per realizzare questi orecchini. Allora, ci occorrono rivoli da 14 mm, io appunto uso questo rivoli bellissimo che ho preso da Bitsmine. La colorazione esatta è la Black Patina Retinata AB, quindi li trovate sul sito e sempre su Bitsmine ho preso anche la piuma. È così, non so dirvi la colorazione, comunque penso sia fucsia, misura 4-5 cm. Poi ci serviranno rocaille 8-0, io utilizzo le Gun Metal della Miyuki, e stessa colorazione anche per le 15-0, sempre Gun Metal. Poi mi serviranno due colorazioni diverse di Rocaille 110. Io sto usando le Black Matte, queste le ho prese da Perless & Co. E poi questo bellissimo colore che invece è il Dyed Opaque Fucsia Luster che ho preso in fiera dalla Pallina. Poi ci serviranno Super Duo, io sto usando le Neon Purple, queste le ho prese da Hobby Perline, penso siano le prime Super Duo che ho acquistato. E poi ci serviranno Cipollotti 3x4, 4x3, il colore esatto non lo so, comunque sono un silver metallizzato, insomma così, color acciaio. Poi ci serviranno ovviamente anellini per collegare sia la piuma che la monachella o il perno alla creazione e poi anche ovviamente il perno o una monachella. Io in questo caso utilizzo questi perni in ottone che ho preso sempre in fiera da Lucia Vesco. Come ago utilizzo un numero 12 e come filo utilizzo un fireline, ma va benissimo un filo di nylon per realizzare questi orecchini. Ok, sistemo il materiale e iniziamo subitissimo con il tutorial. Il primo passaggio da fare è quello di mettere sul lago una rocaille 8-0 e due Super Duo e poi ripeto questa sequenza per un totale di 7 volte. Poi ho chiuso a cerchio ripassando in tutte le perline, ho fatto il doppio nodino ed ora mi sono portata ad uscire dal foro superiore di una Super Duo, questa qua. Ora metto sul lago una rocaille 8-0 e mi inserisco nel foro superiore della Super Duo dopo e tiro il filo. Ancora sempre rocaille 8-0 e punto nel foro superiore della Super Duo dopo. Praticamente in questo passaggio dovrò inserire una rocaille 8-0 in ogni spazietto vuoto. Terminato il giro, ora mi sono portata ad uscire dalla rocaille 8-0 tra le Super Duo, questa. Metto sul lago 7 rocaille 110 del mio primo colore, quindi per me quella è fucsia. Salto la 8-0 successiva e mi inserisco in quella dopo e tiro il filo. In questo modo si viene a formare un archetto. Di nuovo metto sempre 7 rocaille 110 sul lago, salto la 80 successiva e mi inserisco invece in quella dopo e tiro il filo. Bene, procedo a formare questi archetti per tutto il giro. Okay, a questo punto sto uscendo dalla rocaille centrale dell'archetto di 7, quindi dalla quarta. Metto sul lago 2 rocaille 110, io cambio colore, però insomma potete usare lo stesso colore. Ne metto 2 sul lago e mi inserisco nella quarta rocaille dell'archetto dopo, quindi sempre nella rocaille centrale dell'archetto.
la quarta e tiro il filo. Ve lo mostro un'altra volta, prendo sempre due rocaille 11-0 sul lago e punto sempre nella quarta rocaille successiva e tiro filo. Procedo inserendo le due rocaille fino a completare tutto il giro. Bene, ora prendo il mio rivoli e lo inserisco all'interno della lavorazione, capovolto al contrario, e tiro bene il filo. Adesso ripasso tante volte all'interno delle ultime rocaille inserite fino a che sento che il mio rivoli non sarà ben ingabbiato all'interno della lavorazione. Ok, dopo aver fatto qualche giro all'interno delle ultime perline inserite, il rivoli è ben ingabbiato e questo è il risultato della nostra incastonatura. Adesso mi sono portata ad uscire dalla rocaille 8-0 tra le due super duo, questa. Metto sul lago un cipollotto, una super duo e un altro cipollotto. Salto la 8-0 successiva e mi inserisco in quella dopo e tiro il filo. Ve lo mostro un'altra volta. Metto sempre sul lago un cipollotto, una super duo e un cipollotto. Se riesco a prenderlo, ce la facciamo. Ok, ecco qua. Salto sempre la 8-0 dopo e mi inserisco invece in quella dopo ancora e tiro il filo. Bene, ripeto questo passaggio per tutto il giro. Ok, terminato il giro, giro il lavoro per comodità. Sto uscendo con il filo dal cipollotto subito dopo la super duo. Metto sul lago una rocaille 11-0, nel mio caso quelle fucsia, e mi inserisco nel cipollotto successivo e tiro il filo. Senza mettere niente sul lago, ripasso anche dalla super duo, quindi nel foro più in basso, e nel cipollotto successivo. Quindi esco sempre dal cipollotto. Metto di nuovo sul lago una rocaille 11-0 e mi inserisco nel cipollotto subito di fronte e tiro il filo. Senza mettere niente sul lago, ripasso anche nella super duo e nel cipollotto dopo. Bene, per cui in questo passaggio inserirò solamente una rocaille 11-0 in ogni spazietto libero. Ok, adesso sto uscendo con il filo dalla rocaille 11-0 appena inserita. Questa. Metto sul lago altre tre rocaille 11-0, io uso sempre questo colore, quindi quelle fucsia, e mi devo inserire nella stessa rocaille dalla quale sto uscendo con il filo, solo dal lato opposto, quindi con il filo sto uscendo di qua, io con l'ago andrò a inserirmi da questo lato, di qua, e tiro il filo, così si viene a formare questa sorta di picot sopra alla mia rocaille 11-0. Adesso ripasso senza mettere niente sul lago nel cipollotto, nella super duo e nell'altro cipollotto e mi porto ad uscire sempre dalla rocaille 11-0 e faccio la stessa identica cosa, quindi 3 rocaille 11-0 sul lago, rientro nella stessa rocaille dall'altro lato e così via per tutto il giro. Ok, ora sto uscendo con il filo dal foro inferiore della super duo, questo. Metto sul lago 4 rocaille 15-0 e mi inserisco nella rocaille 11-0 che sporge questa qua e tiro il filo praticamente nella punta del picot. Di nuovo metto sul lago altre 4 rocaille 15-0 e mi inserisco sempre nel foro inferiore della super duo dopo e tiro il filo. Ve lo mostro di nuovo, quindi sempre 4 15-0 sul lago e punto nella rocaille sporgente successiva e tiro il filo. Altre 4 rocaille 15-0 e mi inserisco nel foro inferiore della super duo successiva e tiro il filo. Bene, procedo a ripetere questi due passaggi fino a completare tutto il giro. A giro terminato, mi sono portata ad uscire dalla prima rocaille 15-0, questa. Metto sul lago 3 rocaille 11-0 del secondo colore, nel mio caso quelle nere. Salto la 11 successiva e mi inserisco nelle rocaille 15-0 dopo. Così. E tiro il filo. Senza mettere niente sul lago, passo nel foro superiore della super duo e nelle 4 rocaille 15-0 dopo. E tiro bene il filo. Ora di nuovo metto sul lago 3 rocaille 11-0 del secondo colore, salto la 11 dopo e mi inserisco nelle
4 rocaille 15-0 che trovo dopo e tiro sempre bene il filo senza mettere niente sull'ago. Ora ripasso nella super duo e nelle 4 15-0 successive e tiro il filo. Bene, procedo a fare questo passaggio fino a completare tutto il giro. Bene, ultimo passaggino, mi sono portata ad uscire dalla rocaille 15-0 prima della super duo, questa. Metto sull'ago 6 rocaille 15-0, io ne ho messe 6, però forse ne vanno, sarebbe meglio con 8, ormai ne metto 6 perché l'altro ne ho messo 6, però vi consiglio di metterne 8, quindi 6 rocaille 15-0, salto la super duo e mi inserisco nelle 15 dopo. E tiro bene il filo. In questo modo si viene a formare appunto l'archetto dove poi andrò a mettere a collegare l'anellino e metto la piuma. E adesso ripasso qualche volta all'interno di questo capietto in modo da renderlo un po' più sicuro. Poi attacco l'anellino, la piuma e stessa cosa di qua. Qui inserisco nella rocaille 110 l'anellino e poi metto la monachella. In caso se non vi piace l'idea di mettere l'anellino all'interno della rocaille, fate un capietto con le rocaille 150 e poi mettete la monachella. Faccio il tutto e poi vi faccio vedere. Ok, ho inserito il tutto e questo è il risultato finale. Mamma, quanto mi piacciono, veramente mi piacciono tantissimo. So che non è carino dire così delle proprie creazioni, però questo modello non lo so, sarà perché è un po' estroso, ma devo dire che mi piace un sacco. Spero insomma che piacerà anche a voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Spero di vederne qualche versione riprodotta. Se lo fate, mi raccomando, taggatemi, ricordatevi il tag perché tante volte le foto mi sfuggono perché non sono sempre lì a guardare tutti i gruppi, eccetera. Quindi basta un tag e così io vi riesco a vedere. Comunque tutti i link di riferimento del mio profilo Facebook o del mio profilo Instagram li trovate sotto nell'info box del video. E niente, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi mando un bacione grande e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!